Bruce McNeil, buongiorno. Lei è, ci diamo del tu? Diamoci del tu. Tu Assolutamente, sei il presidente assolutamente. del comitato promotore Cervinio Monterosa Paradise. E faccio una premessa breve, ma dopo tu ci racconti tutto di questo progetto, che è un progetto veramente importante, perché unirebbe, vabbè, due nazioni, l'Italia e la Svizzera, tre regioni, il Piemonte, la Valle d'Aosta e il Vallese, cinque valli, soprattutto insomma creerebbe, perché è un collegamento funiviario, addirittura 75 piste da sci in continuativa in solo 30 minuti e poi ovviamente con ricadute per il territorio, perché renderebbe poi tutta la zona fruibile dal turismo tutto l'anno, perché ovviamente non si parla solo di sci, ma di passeggiate, di mountain bike, con tutto quello che ne comporta. Però, come sempre c'è un però, 66 milioni di investimento richiesto e in più ci saranno sicuramente dei detrattori che diranno che all'ambiente non fa bene perché si incide nell'ambiente. Intanto la mia prima domanda è questa però. Noi oggi facciamo questa chiacchierata, ma in realtà il comitato che si deve esprimere sulla fattibilità non si è ancora espresso. Perché è importante insomma parlarne e non aspettare questa delibera? Allora, il comitato è nato proprio un po' per questa ragione, perché c'era un'influenza diciamo, sui media dalle parti contrarie, diciamo, dalle parti ambientaliste, che stavano facendo molta disinformazione sul progetto, anche se il progetto non c'era ancora, stavano già mettendo le mani avanti e stavano veramente facendo un'azione contro questo collegamento, cercando di far capire che sarebbe un'opera di cementificazione, sarebbe un'opera distruttiva e così via. Il che questo non è, e bisogna dirlo. Allora abbiamo formato questo comitato perché abbiamo detto vogliamo dare voce alla parte, diciamo, positiva di questo progetto, la parte cosa porta in positivo, che benefici ci saranno per il futuro, il perché di questo collegamento. Allora, intanto bisogna partire un po', diciamo, nella storia. Questo collegamento era già un collegamento che si usava nel 1400 a piedi. C'è un famoso passaggio, una passeggiata, c'è un passaggio che si chiama il passaggio di Cramendal e ci fu il commercio che andava dalla Val d'Ayas a Zermatt e infatti la popolazione dei Walser di Zermatt hanno popolato la zona di Champoluc e la Val d'Ayas. Pertanto era un collegamento già naturale per passare le Alpi. Poi ovviamente nel tempo questo è cambiato, il commercio non si fa più da questa via qua e ovviamente il turismo è cresciuto. Il fatto che questo collegamento, io lo chiamo un collegamento multitasking, perché non è solo lo sci, è piuttosto come ha detto lei prima, per un turismo di tutto l'anno, sarebbe una via di collegamento tra la Svizzera e l'Italia molto importante. Sarebbe fruibile a camminatori, a diciamo mountain bike, a tutta una sorta di turismo che c'è oggigiorno ed è il tassello mancante tra tre comprensori al sud della Monterosa con i tre comprensori che vanno fino a nord del Monterosa. I tre comprensori al sud del Monterosa sono Champoluc, Gressoney ed Alagna. Gli altri tre comprensori sono Val Tournas, Cervinia e Zermatt. E questo tassello mancante, che è questo impianto, andrebbe a collegare questi comprensori per diventare il terzo comprensorio di sci al mondo. Però in un contesto unico, perché siamo nelle Alpi, abbiamo, diciamo, possiamo vedere 38 delle 83 vette, alpine sopra i 4.000 metri, pertanto il 50% delle Alpi alte sono qui e si vedono da questo tragitto. In più darebbe una destagionalizzazione del nostro turismo. Noi abbiamo una stagionalità con turismo che ci dà delle difficoltà, perché abbiamo dei picchi, per esempio a Natale e Capodanno, poi abbiamo dei mesi che sono un po' più calmi a gennaio, poi febbraio-marzo diventa di nuovo alta stagione, poi abbiamo i mesi di maggio-giugno che siamo fermi come turismo, che poi riprendono fine giugno-luglio-agosto, per poi andare di nuovo a settembre, ottobre, novembre, che siamo fermi. Allora, se noi abbiamo questo collegamento, avremo un turismo annuale che ci fa lavorare molto più facilmente in tutto l'arco dell'anno, avremo sì ancora questi picchi, però avremo una possibilità di avere un lavoro costante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche come imprenditore io posso assumere
i miei dipendenti tutto l'anno senza avere degli stagionali, creando, diciamo, di nuovo una base del paese con cui lavoriamo e siamo tutti nella stessa situazione, creare un lavoro che è continuo, annuale, molto più interessante che un lavoro stagionale. Anche perché Bruce, ricordiamolo, oltre ad essere il presidente del comitato, tu sei poi un albergatore, per cui vivi di prima persona questi temi. Sì, sono albergatore e sono anche maestro di sci. Pertanto tocco con mano un po' tutta la parte turistica a 360 gradi. E poi dobbiamo anche vedere le realtà delle situazioni delle nostre alte valli. Siamo in difficoltà, abbiamo una fuga dei giovani, abbiamo una natalità molto bassa e il riciclo naturale non sta avvenendo proprio perché questi lavori sono abbastanza complessi e abbastanza difficili. Se poi li mettiamo nel contesto di cosa è successo col Covid e con la situazione attuale internazionale, diventano ancora più difficili e i giovani tendono a voler andare a cercare qualcosa di più continuativo, un po' più sicuro, diciamo o in bassa valle o nelle grandi città. Allora, lo spopolamento alpino è una realtà preoccupante e noi dobbiamo cercare di fare queste opere importanti per dar loro un futuro. Diciamo che questo impianto qui non è per me. Io ho già una certa età, diciamo, e più che altro per i miei figli e tutta la popolazione giovane, di dargli un'opportunità di vedere cosa potranno fare in un mercato mondiale per il futuro. Certo, ma infatti appunto leggevo che l'85% comunque delle persone che vivono o lavorano nelle valli è d'accordo con il progetto. Tra l'altro nel comitato siete in 600 membri. Ecco, adesso io volevo sapere un po' i tempi per cui verrà deliberato il sì o no al progetto e poi anche voi, cioè, come vi muoverete, cioè quali sono i prossimi step e gli obiettivi. I tempi sono abbastanza vicini, i tempi della presentazione dello studio di fattibilità. Questo studio verrà presentato a fine di novembre, verrà dato alla Monte Rosa Ski, che è la ditta che fa da capofila a questo progetto. Lei poi lo studierà e proporrà alla giunta regionale e si prevede che questo verrà fatto nel mese di dicembre. Poi ovviamente nel mese di dicembre io prevedo che ovviamente i lavori della giunta regionale saranno un po' a rilento, pertanto questa discussione poi arriverà in giunta, prevediamo, verso gennaio. Se tutto viene approvato, come speriamo, anche perché la soluzione che sta nascendo da quelle informazioni che abbiamo già è proprio la soluzione più ambientalista possibile. Stanno veramente mettendo in pista tutte le possibilità di fare un'opera che non solo è meno impattante possibile, ma è anche a fine carriera dell'impianto e anche removibile. Questo sono i nuovi impianti di oggigiorno, sono fatti in una maniera che poi possono essere facilmente smontabili e non ne rimane traccia di quello che è stato in passato, che non è quello che è successo con gli impianti in passato dove non c'era questa accortezza. Bisogna anche dire che questo tipo di impianto qua crea una cosa unica al mondo. Non esiste un tragitto di questo genere in alcun punto delle Alpi, ma sicuramente anche all'estero del mondo non c'è un tragitto di questo genere. Pertanto i tempi per farlo, una volta approvato, una volta ovviamente fatte tutte le carte, che sono sempre la parte forse più lunga, ci vogliono 2 anni per realizzarlo, ci vogliono 2 estati, perché ovviamente si può lavorare in queste quote, si può lavorare solo durante l'estate. Pertanto la previsione è di farlo in 2 estati. Tra l'altro, appunto, diceva cosa unica, per cui andrebbe anche a tirare nuovo turismo, perché diventerebbe insomma un po' un volano, no? Di attrazione. Ecco, in tutto questo, cosa si può fare per sensibilizzare un po' tutti e per aiutare quest'opera? Comunicare? Quali sono i vostri step e come lo farete? Infatti, per adesso noi abbiamo fatto ovviamente vari articoli su interventi sui giornali e sulle stampe sia specializzate che non. Abbiamo fatto delle presentazioni a livello locale per sensibilizzare comunque ed informare le popolazioni locali su qual è il tipo di progetto, quali sono gli sviluppi futuri. Adesso procederemo con altre 3 presentazioni
in Valle d'Aosta per sensibilizzare il resto della valle, perché è importante capire che non è un progetto a fine a se stesso solo per le località coinvolte. Diventa un fiore all'occhiello a livello, diciamo, pubblicitario mondiale, perché è una cosa unica, e la Val d'Aosta torna a diventare una realtà sulla mappa mondiale del turismo, sia per lo sci che per tutto il turismo, diciamo, estivo annuale. Pertanto noi procediamo con questi incontri e poi ovviamente faremo delle sensibilizzazioni a livello politico, cercheremo di sensibilizzare i personaggi che sono coinvolti a capire che questo impianto, comunque, questo collegamento, comunque fa un'influenza su 5.000 posti di lavoro. Cioè questa realizzazione darebbe più stabilità a 5.000 posti di lavoro nelle varie vallate, perché ci darebbe questo vantaggio di poter fare un turismo annuale, che è molto molto importante. Ma perché in Italia, insomma, è così difficile fare sistema, ma anche ragionare sistemico e strategico? Quindi non guardare degli interessi magari immediati di parte, ma guardare tutti i progetti nel lungo, tra pro e contro, ovviamente. Cioè, sicuramente dei contro ci potrebbero anche essere, ma quando i pro sono talmente maggiori e vanno anche a favore di un Made in Italy to core, mi sembra che non ci dovrebbero essere obiezioni. Ma guardi, è interessante. Io ho fatto un po' di ricerche e sono andato a vedere un po' cosa succede all'estero. Nella annata del Covid del 2021, al nord delle Alpi, la parte nord, che diciamo sono la Svizzera, la Francia e l'Austria, hanno fatto degli impianti nuovi e hanno rinnovato impianti vecchi. Hanno investito pesantemente sulla parte turistica e hanno fatto 59 impianti tra nuovi e tra rinnovamenti durante l'anno Covid. L'Italia, abbiamo la fortuna di avere tutto il sud delle Alpi, pertanto il territorio equivalente a sud ce l'abbiamo noi. E noi nello stesso periodo abbiamo solo rinnovato 9 impianti. Pertanto questo ci dimostra come paesi come la Svizzera, che ha al governo partiti ambientalisti, come l'Austria, che hanno al governo partiti ambientalisti, comunque non hanno paura di investire nella maniera giusta, corretta, con un'attenzione particolare all'ambiente, per portare turismo e una sicurezza alle popolazioni locali. D'altronde, se abbiamo portato nel passato le popolazioni a vivere in alta quota, a vivere in montagna, adesso non è che possiamo essere abbandonati e dire adesso arrangiatevi, il turismo estero va avanti e voi no. Noi dobbiamo cercare di essere, diciamo, stare al passo, e la difficoltà in Italia, certo che è una difficoltà prettamente burocratica. Cioè, noi sappiamo che l'iter burocratico nostro è veramente lento rispetto all'iter degli altri paesi. Gli altri paesi decidono di fare qualcosa e lo realizzano in tempi brevi, fanno dei bei lavori e ovviamente poi ne subiscono i benefici. Noi a Perché, furia di insomma, sai, aspettare. noi ci occupiamo di marketing e ovviamente il paese potrebbe essere un brand, no? Bisogna decidere un posizionamento e mi sembra che quello del turismo, comunque delle bellezze naturali che il nostro può offrire dovrebbe essere posto in primo piano, no? Perché è la nostra attrazione principale. Io ho viaggiato molto negli Stati Uniti, che è sempre un paese interessante da viaggiare. Se lei chiede a un statunitense dov'è il Mediterraneo, le risponderà la Côte d'Azur. Non le risponde né l'Italia né la Grecia o la Spagna. Se lei chiede a una statunitense dove sono le Alpi, le risponderà la Svizzera. Svizzera, Sto, certo. vuol dire che il marketing, noi che abbiamo le eccellenze in tutti i settori, perché le Alpi ce le abbiamo noi, una gran fetta del Mediterraneo ce l'abbiamo noi. Non parliamo di altre parti come la cultura mondiale, ce l'abbiamo noi. In più, come culinaria siamo i numeri uno, i vini siamo i numeri uno. Non riusciamo a capire che il marketing del turismo ci darebbe una stabilità per tutte le stagioni e ci darebbe una fortissima entrata di moneta estera in Italia, che sarebbe molto molto importante.